Fotografia deriva da due parole greche fosse graphics, letteralmente scrivere con le luci, ma ai giorni nostri, qual è il sistema più conosciuto per scrivere con le luci? Il sistema reflex. Il sistema reflex è composto da due parti fondamentali, l'obiettivo, dove al suo interno troviamo il diaframma, e il corpo macchina, dove al suo interno troviamo l'otturatore e il sensore. Il sensore è la parte fondamentale del corpo reflex. Vediamoli meglio. Il diaframma all'interno dell'obiettivo, tramite la sua apertura e la sua chiusura, determina la quantità di luce che passa. Mentre una volta premuto il pulsante di scatto, lo specchio si alza, muovendo l'otturatore per il tempo che abbiamo deciso, lasciando il sensore esposto per ricevere l'immagine. Quindi, traducendo, il nostro diaframma regola la quantità di luce di passaggio. Questa quantità viene regolata una volta dall'otturatore, quindi l'otturatore determina quanto tempo le lasciamo passare quella determinata quantità di luce. Una volta settati questi parametri, il nostro sensore li riceve e li trasforma in immagine digitale. Diamo ora un esempio. Trasformiamo la nostra macchina digitale in un rubinetto. Con la chiusura del diaframma e l'apertura del diaframma facciamo finta che sia la bocca del nostro rubinetto, mentre per quanto teniamo aperto o chiuso il nostro rubinetto determiniamo quanto tempo l'acqua passa. In questo caso abbiamo riempito la tazza, riempiendo la tazza abbiamo la nostra immagine correttamente esposta. Ma non cambiando il tempo del rubinetto, ovvero il nostro otturatore, ma chiudendo il diaframma, quindi abbiamo stretto il buco del nostro rubinetto, il tempo l'abbiamo lasciato uguale, passerà meno acqua, quindi la nostra tazza si riempirà solo per metà e avremo una foto sottoesposta. Quindi questi parametri qua sono da regolare uno in base all'altro. Come si usano? TV per Canon controllo l'otturatore, AV sempre per Canon controllo il diaframma, M per manuale controllo tutto, mentre ISO controllo la sensibilità del sensore. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, è molto semplice, non sono andato troppo in dettaglio. Se volete altri video più esplicativi, like e share.